Ciao Rockers, buongiorno, buonasera, io sono V e questo è un nuovo video. Oggi parliamo di Poor Things, povere creature, tratto dall'omonimo libro di Alasdair Gray, che io non ho letto, quindi fatemi sapere voi se ci sono delle differenze, come è stato adattato, che cosa vi è piaciuto dell'adattamento, eccetera, se l'avete letto. In ogni caso io andrò ad analizzare esclusivamente quindi l'opera di Yorgos Lanthimos in regia e Tony McNamara, lo stesso della favorita, che ha invece rielaborato la sceneggiatura. Stiamo vivendo un periodo creativo in cui, per adeguarsi al risveglio sociale, cineasti, registi e sceneggiatori uomini fanno un po' a gara a chi riesce meglio nella rappresentazione del femminile e può quindi, diciamo, rimanere in una carreggiata positiva, restituendo dignità a una rappresentazione femminile che è invisibilizzata, bistrattata ed è sempre stata utilizzata a uso e consumo dei personaggi maschili. Lanthimos prova a fare questa operazione già nella Favorita insieme a McNamara e devo dire che se la cavano niente male, ma se la cavano niente male anche Pablo Larraín e Steven Knight con Spencer. E invece purtroppo inciampa malamente, si sbuccia le ginocchia Andrew Dominik con Blonde. Lanthimos e McNamara fanno un soddisfacente secondo round, che viene anche, devo dire, gradito durante questa stagione delle premiazioni, passando per i Golden Globe e arrivando agli Oscar in 11 categorie, tra cui miglior film, regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio, scenografia, costumi e attori. Per la sempre superlativa, e qui non da meno, Emma Stone, che per questo film si è già portata a casa il Golden Globe e il Critic Choice Award, e Mark Ruffalo come attore non protagonista. Vedremo infine che cosa questo film si porterà a casa dagli Oscar. All'inizio non credevo e mi era sembrata strana la candidatura a commedia ai Golden Globe, ma in effetti non avevo ancora visto la pellicola, e adesso invece, avendola vista, a guardarlo bene, Povere Creature, non è vero che è un dramma vero e proprio, ma è più una commedia drammatica grottesca. In pieno stile Lanthimos, direi, in effetti, visto che chi ha un po' di familiarità con la sua filmografia avrà riconosciuto il suo modo di mettere in scena dei momenti così tragici da diventare comici, dei momenti di ironia così grottesca da diventare amara. Quest'anno, in quanto a costumi e scenografie, beh, non c'è che dire e non c'è partita, se non forse solo proprio per Povere Creature e Barbie. Anche Povere Creature si difende più che egregiamente, nonostante Barbie abbia tante frecce al suo arco, portando Povere Creature dei costumi che sembrano dei dipinti in movimento, strutturati come edifici, molto fini, molto raffinati. Per non parlare delle scenografie e i props retrofuturistici che vanno ad omaggiare anche il Metropolis del 1927 di Fritz Lang. Ma entriamo nel vivo, e da qui, Rockers, quindi aspettatevi degli spoiler. Come sempre, restate se vi fa comodo una chiave interpretativa in più prima di andare in sala, oppure droppate il video e poi tornate, tanto io vi aspetto. Poor things, povere creature, le cose povere, poverine, poverette. Cose, things, con l'accezione di corpi oggetto, corpi di donna, di animale, di cadavere che vediamo consapevolmente oggettificati dal film, lì dove quello sguardo è funzionale, necessario a dirci qualcosa. E andando ad esplorare più a fondo, che cos'altro potrebbero essere questi poveri oggetti di carne, queste povere creature? Sono forse appunto le creature manipolate, costruite, sperimentate, rese cavie, combinate tra specie diverse dal creatore, il dio e padre di Willem Dafoe, una possibile lettura. Sono forse anche l'umanità. Noi tutti siamo povere cose, povere creature. Guardate con lo sguardo compassionevole della bella di Emma Stone, che riguarda se stessa e riguarda l'umanità di cui fa parte e al tempo stesso non fa parte. Un'umanità che, vista dalla distanza della consapevolezza, è così misera nei suoi meschini scopi, spesso ritorta su se stessa, ingabbiata in gabbie sociali dorate o meno dorate, da essa stessa costruite, così repressa, così impantanata nelle proprie nevrosi. Poveri noi, quindi, così complessi e sfaccettati. E anche così patetici, così fallimentari, così facilmente smarriti in un bicchiere d'acqua. Povere creature, poveri oggetti che prendono un'anima soltanto prendendo coscienza di sé e delle altre creature gemelle intorno a sé. È un'altra possibile lettura. Oppure ancora, le povere creature, guardandoci indietro a questo punto, alla fine del viaggio, insieme all'indomita bella di Emma Stone, non rappresentano più lei, come abbiamo detto e come sembrava all'inizio. Ma le povere creature sono gli uomini, nel senso del mascolino. Sì, perché Lanthimos non ci va affatto leggero con il genere maschile nel suo film, e questo non può fare a meno di farmi chiedere se invece di Giorgio Lanthimos il regista si fosse chiamato Giorgia Lanthimos. Ecco, in quel caso, come questo
questa disamina del maschile sarebbe stata presa da quella porzione estremamente sensibile del pubblico di uomini, quella porzione così sensibile da restare profondamente triggerata da Barbie e una donna promettente, così sensibile da diventare cieca ai reali messaggi contenuti nel film e vederci invece dentro soltanto una persecuzione personale. Chissà se Lanthimos subirà lo stesso trattamento di misogina matrice riservato alle opere di Emerald Fennell e Greta Gerwig, per essere stato anche più brutale in alcuni momenti nella sua messa in scena del maschile. Alla fine del film, infatti, non ci si può non interrogare sul se in fondo queste povere creature sono proprio gli uomini, raccontati da Lanthimos come un manipolo di scimmie ebre di una frenesia di onnipotenza divina, capaci solo di prevaricare l'altro, guidati da una pulsione di potere, possesso e controllo, che non fanno altro che renderli limitati, ridicoli, come vengono messi in scena, squilibrate, folli creature che aggrediscono ogni altro uomo che si avvicina a quella che hanno deciso essere la loro proprietà, Bella, che in questo caso è rappresentanza del femminile. Ma scopriamoli un po' questi personaggi maschili e poi infine, dulcis in fondo, arriviamo a Bella. Innanzitutto ci viene raccontato il creatore, il padre, il dio, interpretato da Willem Dafoe, un uomo che porta sul volto le cicatrici di un altro uomo, il suo di padre, che in gioventù ha scavato nella sua carne. Anche Dio quindi è stato oggetto, povera creatura. E questo altro padre lo ha fatto per la scienza. E nel ricordo del dio di Dafoe, di suo padre, questo ricordo fatto di carne, ossa fratturate, metamorfosi del corpo come progresso, io ci vedo Cronenberg. Io il padre del personaggio di Dafoe nel film me lo immagino proprio come un Cronenberg, come quindi il padre della rappresentazione della metamorfosi della carne e dei corpi. Forte e affascinante questo simbolo di una figura considerata divina e creatrice, legata però alla medicina, alla scoperta scientifica, alla ricerca. Il dottor Frankenstein nel Frankenstein di Mary Shelley, se poi ci vogliamo dare una lettura interpretativa. D'altronde, ci suggerisce il film, se è vero che Dio ha creato l'umanità, non è forse vero che si tratta di uno scienziato che ha scoperto la vita e ha deciso di sperimentarla attraverso le sue povere creature? Dio è uno scienziato che sperimenta creando infinite varianti della stessa specie umana e poi osserva i nostri progressi o regressi, per poi sperimentare ancora e ancora. Può sembrare che tutti gli uomini che Bella incontra nel suo cammino la definiscano come persona, ma in realtà è proprio il contrario. È Bella, infine, capiremo, a definire queste figure. Definisce ad esempio il padre nel confronto sul suo letto di morte, dove lo odia per l'egocentrismo che l'ha spinto a renderla una cavia, e lo compatisce, ma solo perché del risultato dell'esperimento, ovvero la vita e viverla appieno, in fondo ne ha goduto. Mark Ruffalo, Duncan e Ray Youssef, Max, potrebbero essere un equivalente maschile della Maria e della Maddalena, della santa e della puttana, della famiglia e dell'avventura. Solitamente il maschile è al centro dell'esperienza piena della vita. Il maschile, portato universale, definisce chi gli è accanto in ruoli e li utilizza per esperire, restando, a suo credere di diritto, il focus, il bambino, il reuccio, al centro dell'azione e dividendo le donne in donne da sposare e donne da scopare. Quantomeno noi ne parliamo nella rappresentazione. Qui è Bella il centro dell'avventura nel mondo straordinario e sono Max e Duncan a ricoprire i ruoli, declinati nei cliché però del maschile, di santo e puttana. Max è un uomo da famiglia, familiare, sicuro, mite, ragionevole e anche quello giudicato meno severamente insieme all'Harry di Gerald Carmichael, e dopo vediamo anche Harry. Perché se Harry è un povero ragazzo rimasto bloccato nel suo dolore per il mondo, Max è l'uomo che riesce a fare ciò che conta davvero per Bella alla fine del suo percorso. Riesce a crescere. Come lei, tra l'altro, e porta con sé un valore, il valore che spinge l'umanità ad andare avanti nonostante tutto, quello che si trova sul fondo del vaso aperto da Pandora quando ha liberato tutti i mali. La speranza di un miglioramento, di un'evoluzione. E non solo Max crede nel cambiamento come Bella, ma lo ha anche esperito attraverso un'esperienza che di solito viene riservata al femminile, ovvero non quella del lasciare il nido e seguire la chiamata all'avventura, ma quella del restare nel nido perché è quella la sua avventura, il focolare domestico, la grande avventura a cui, viene detto alle donne socialmente, sono destinate. Destinate solo a ciò che c'è nel focolare, questa convinzione che le donne appartengano per natura al lavoro di cura e a quello di accudimento. Qui però abbiamo un ribaltamento di ruoli ed è Max ad esperirlo. Infatti prima cresce, diciamo, Bella bambina e poi inizierà a crescere una nuova
bambina, ovvero la Felicity di Margaret Qualley. Max viene trattato meno peggio da Lantimos perché cambia proprio in virtù di questo. Se all'inizio anche lui è convinto che Bella sia sua, la vuole controllare, possedere e impedirle di lasciare il focolare, ridurla a una eterna bambina, al ritorno di Bella dal viaggio straordinario, Max le farà capire che la sua crescita ed evoluzione, quelle di lei, non lo fanno sentire minacciato, come invece vediamo succedere a Duncan fino alla fine, ma anzi, per questo lui la ammira ancora di più. Non solo, crede anche lui, come Bella, che se un corpo può guarire da un male, allora anche l'umanità può migliorare se stessa. Ed è lì che Bella gli dice: sposami. Ora che ho conosciuto il mondo, ho scelto di voler continuare a condividerlo solo con te. Duncan invece è più rappresentativo della Maddalena, o come viene di solito connotato nell'accezione maschile, non una puttana, ma un bad boy, un playboy, un conoscitore del mondo nei suoi aspetti più eccitanti, edonistici, appaganti, tra cui il sesso, il cibo e vizi vari ed eventuali, come l'alcol e il gioco. Lui è il tipo di uomo che coglie la gentile e pura fanciulla che arrossisce facilmente e le prende la verginità, in senso letterale e anche metaforico. Non ti affezionare a me, Bella, non ti innamorare di me, le dice, le fa capire, perché lui è fico, è cool, è un maschio in un mondo fatto da altri maschi come lui a loro misura, immagine e somiglianza. Vieni con me, zucchero, se vuoi vivere, ma il palcoscenico è mio, e tu anche, finché mi va. Ma forse è anche un po' lucignolo, se vogliamo vedere Bella creatura, come Pinocchio, e Dio Geppetto creatore, che sembra quasi un insulto Dio Geppetto, ma non lo è, vi giuro. Il povero Duncan, però, non ha capito che Bella non è quel tipo di stereotipo che si aspetta e non sa quanto sta sottovalutando e svilendo l'indomita Bella, che ha fame di vita molto più di quanto ne abbia lui. E in effetti ben presto Duncan perderà la sua maschera di fascino costruita con la mascolinità fragile agli occhi di Bella e verrà ridicolizzato fino praticamente a perdere il senno. Questo perché Duncan, a differenza di Max, resta rigido, rigido su un obiettivo: prevaricare, controllare, assoggettare Bella. Duncan è asservito a sua volta alle norme della polite society e tutto quello che fa Bella per rompere quegli schemi a lui sembra folle, quando invece al pubblico, che in effetti per certi versi di solito è come Duncan e gli altri commensali, pensate ad esempio alla scena della cena, ad un certo punto sembra folle il contrario, ad un certo punto il folle sembra Duncan. Bella vuole ballare da sola mentre Duncan cerca di trattenerla e costringerla a ballare solo con lui. Hanno passi diversi, ritmi diversi, non possono ballare insieme. A Bella non basta, tra l'altro, esplorare la nave in mezzo al mare in cui lui l'ha rinchiusa portandocela dentro una scatola, dentro un baule, e lo fa perché Bella vuole uscire dall'hotel senza sentirsi dire dove sei stata, come se fosse una proprietà smarrita. Duncan non riuscirà mai ad arrendersi all'indipendenza e al processo di emancipazione di Bella, perché resterà ossessionato dalla minaccia che lei rappresenta per il suo fragile ego, e sempre sarà forte il desiderio di controllarla per far rientrare quell'allarme interiore. Mark Ruffalo, tra l'altro, è bravissimo, molto divertente e molto autoironico nel mettersi alla berlina con questo personaggio. Duncan perseguirà questa sua fissazione al punto di rovinarsi la vita e arrivare a tentare di fare scacco matto riunendo Bella con il suo vero padre, ovvero colui che sua madre, con cui Bella condivide lo stesso corpo, ha sposato, l'Alfie di Christopher Abbott. Alfie è un po' il boss finale che Bella deve affrontare, ora che ha lasciato il focolare per rispondere alla chiamata all'avventura e ha compiuto le sue imprese proprio come nel viaggio dell'eroe, rimane un'ultima cosa da fare e che fa parte però di solito del viaggio dell'eroina: tornare al focolare e spezzare le catene. Bella ne deve spezzare tante, prima quelle con Dio Padre e poi quelle col passato, con l'anatema. Deve affrontare le sue radici con il suo genere, un'ereditarietà tragica di un femminile oppresso, incarcerato, controllato per generazioni di madri e figlie. Deve fare i conti con Alfie, il generale Blessington, che in questo potpourri, che riassume le più canoniche figure che il femminile incontra nella sua esperienza di donna, è la figura più oscura, più orrorifica, più terrifica, quel maschile che agisce non solo di violenza psicologica ma anche fisica, che non a caso viene raccontato attraverso il personaggio di un militare, un generale, quindi viene raccontato come colui che non ammette errori, colui a cui si obbedisce senza far domande, sì signore, colui che vive sorvegliando i territori, e Bella è un suo territorio, colui che se quei territori rischia di perderli è pronto e addestrato a imbracciare un'arma e uccidere. Ma Lantimos vuole
spezzare le catene tanto quanto Bella, spezzare il cerchio, depauperare queste figure dal loro potere, riducendole alle povere creature che realmente sono. Ed è per questo che al generale spetta la fine più tremenda, la più ridicola. Come quando davanti a un molliccio un mago o una strega puntano la bacchetta e gridano Ridiculus. Al grande generale viene tolta l'opportunità di marciare sui territori. Esatto, perché Bella gli spara su un piede, quindi lui non può più deambulare. E poi mette in campo il suo ritrovato amore per le scienze e la ricerca e il suo glorioso futuro da scienziata e medica. E come primo esperimento gli impianta il cervello di una capretta. Persino una capra, suggerisce il film, ha più speranza di crescere, migliorare ed evolversi rispetto a un uomo come il generale. Persino una capra ha più diritto di vita di lui. E vediamo Alfie nudo, a quattro zampe, a brucare l'erba e belare mentre Bella si bea della sua vista nel giardino. Capito quanto l'ha toccata piano Giorgio Lantimos? Il film esplora il maschile in tutti i suoi patetismi e mostra sentimenti di grande rabbia e frustrazione nei loro confronti, e solo per alcuni e non sempre prova anche pena, pietà, un po' di misericordia. Come per Max, ma anche per Harry, l'unico che riesce a guardare al di là del privilegio ed empatizzare con chi non ne ha. Personaggi senza privilegi che nel film vengono simboleggiati da quelli che vengono definiti i poveri di Alessandria. Persone che vedremo solo da lontano, abusate nei peggiori dei modi, schiavizzate, uccise, ridotte all'inumanità. Dubito sia un caso che sia stato affidato ad un attore nero la funzione narrativa di mostrare a Bella questa porzione di mondo martirizzata. E Bella si dispera di questo, questa donna bianca si dispera e cerca di donare tutti i soldi che ha a disposizione, che in realtà sono di Duncan, ma che sono soltanto una frugale opulenza vinta col gioco d'azzardo. E nella sua innocenza li dà ai marinai della nave, a dei personaggi che gestiscono il sistema nave, li dà in mano al sistema e quel sistema li fagocita. E non arriveranno mai lì dove sono destinati. La nave come una mini società nella società. Ma anche Harry viene infine guardato con compassione da Bella. Anche Harry è una povera creatura, perché è un cinico, in stallo nel dolore, e ha smesso di credere nel miglioramento e nella crescita, lasciandosi cullare dalla disillusione perpetua. Nel film Bella rompe il cerchio di una tradizione in un certo senso e vendica sua madre a simbolo di tutto quel femminile incatenato dall'idea di essere creatura, oggetto e proprietà del maschile. Un'oppressione e un terrore che Victoria, la madre di Bella, ha cercato di spezzare cercando di autodeterminarsi, prendendo l'unica decisione per lei possibile in quella condizione fatta di scelte prese per lei dal marito. Rifiutare quella vita con il gesto estremo di togliersela. L'unica possibilità per decidere qualcosa per sé, di toglierla a se stessa e a quel mostro, come dice lei, dentro di lei, la bambina che porta in grembo e che è destinata a una vita non dissimile dalla sua. Quella bambina che poi incarnata nel corpo del materno diventa il seme di una ribellione a 360 gradi, non solo al generale, ma anche a tutti i limiti umani e in particolare modo i limiti della condizione femminile. Il film non è antiabortista, anzi parla in maniera molto chiara di quanto sia importante che il corpo delle donne sia delle donne, soprattutto nella parte sulla prostituzione. E tra poco approfondiamo. Con Bella infatti si aprono tanti discorsi. Bella è un paradosso, appunto, uno di quei paradossi stile Viaggi nel tempo in cui, come Fry in Futurama, ad un certo punto scopri di essere tuo nonno. Infatti Bella è sua madre e sua figlia per scelta non sua ma di un altro uomo. Bella attraversa il suo lungo percorso nella rinascita, nella riappropriazione di creatura creata da un uomo che deve però riprendersi il suo spazio ed emanciparsi, autodeterminarsi come creatura indipendente, pensante e libera. Libera, perché Bella è in realtà una creatura che attraverso il materno rigenera se stessa e in quanto tale la riappropriazione di questo ciclo diventa insindacabile. La creatura del dottor Frankenstein, su cui potremmo fare un video intero a parte in realtà, parlando di parallelismi tra la mostrificazione del materno di Mary Shelley nel suo Frankenstein e la figura di Victoria e Bella, ma anche il burattino di legno di Geppetto, l'androide che sviluppa coscienza di sé verso la liberazione dell'io sono.
la figlia o figlio che non è oggetto del genitore, ma passa attraverso il genitore per poi diventare soggetto, individuo, e lo fa attraverso l'esperienza. C'è un solo richiamo per Bella, potente, primordiale, vitale, ancestrale: l'esperire, l'esperienza, forse il vero significato dell'esistenza umana, il vero motivo per cui siamo qui, in quello che diventa un coming of age, una crescita, una maturazione e una ricerca e scoperta di maggiore consapevolezza. Bella, da bambina senza coscienza di sé e degli altri, capace quindi anche di grande crudeltà, impara attraverso le sue pulsioni, la sua fame di vita, a passare dal bianco e nero, come la fotografia della prima parte del film ci suggerisce, quindi ci racconta una parte più infantile, più primordiale dell'umanità, per cui conta soltanto il suo appagamento, per cui gli stati sono soltanto felice e triste, dolore e piacere, bianco e nero, e ciò che interessa è solo ciò che dà gioia e piacere, e che poi diventa ira, rabbia, tutto ciò che invece impedisce la volontà immediata di avere, di prendere qualcosa. Poi a un certo punto diventa a colori, quando la fotografia stessa diventa a colori, e il mondo diventa quindi tridimensionale, la mente di Bella diventa tridimensionale, comprendendo le sfumature, l'empatia, il relazionarsi, i limiti di chi le sta intorno, sfondando le pareti della polite society, sputando il cibo che non le piace, fregandosene dei convenevoli, ricercando l'edonismo di un piacere naturale, ovvio, scontato, quello erotico, il cui desiderio femminile, spesso sottorappresentato perché considerato inappropriato e osceno per una donna, è un tabù senza alcuna logica e ragione attraverso gli occhi di Bella, attraverso la sua crudele purezza. Provocatorio e dissacrante il segmento sulla prostituzione, sulla riappropriazione della dignità, del potere di autosostenersi solo con il proprio corpo. Sempre in un certo senso autogenerativo, autorigenerativo, no? Un potere che il maschile dà al femminile, perché se c'è domanda c'è richiesta, c'è mercato, e allora perché non sfruttarlo? Ma al tempo stesso viene condannato dal maschile perché temuto, proprio perché, come suggerisce il film, la prostituzione è a suo modo una forma di potere ed emancipazione, una forma di pieno controllo e possesso del proprio corpo, che può essere, per mia scelta, anche utilizzato come strumento per barcamenarsi in un mondo tanto contraddittorio. E la prostituzione non impedisce a Bella di istruirsi, di emanciparsi, di leggere. Anzi, forse glielo agevola, perché le fa guadagnare denaro. Come non pensare a tante realtà che già esistevano o nascenti e che si stanno evolvendo in questo momento storico. E se da un lato c'è la figura paterna di Dio padre, dall'altro c'è la figura materna di madre prostituta, interpretata da Catherine Hunter, che guida Bella in questo regno così spaventosamente liberatorio e controverso. Povere creature è un film che parla, sì, di emancipazione femminile, di riappropriazione del corpo ed esplorazione del tabù del desiderio erotico delle donne, ma è anche un film esistenzialista sui massimi sistemi, sulle grandi domande che l'umanità si pone. E il film ci suggerisce questa: l'umanità è fondamentalmente buona o fondamentalmente cattiva? E perché siamo al mondo? Il film forse ci dice che nasciamo fondamentalmente istinto, con assenza di giudizio sul bene e sul male, e che bene e il male sono concetti neutri per noi, che si strutturano separandosi in due e diventano bene e male con l'evoluzione della nostra crescita. All'inizio, per Bella, come per ogni infante, c'è solo io, solo ego, solo a pagare quell'ego. Poi scopri che sei su un mondo popolato da persone che nascono uguali a te e hanno quelle stesse esigenze e gestiscono la propria natura egoista in molti modi differenti, più o meno funzionali. Ma se nasciamo fondamentalmente cattivi, quindi dovremmo dire con il senno di poi, ma in realtà fondamentalmente istinto, senza concetto di bene o male, e questo è un concetto molto provocatorio, e tutto è neutro a soddisfare il nostro bisogno tirannico, è solo attraverso la crescita, il miglioramento, l'evoluzione che abbiamo una possibilità di mettere una prospettiva in tutto questo, di conquistare un'anima, di scegliere chi diventare. E questo è possibile solo grazie all'esperire, tutto l'esperibile che si trova sul banchetto della vita, che sia piacevole o che sia sgradevole. Certo è che non tutti i banchetti che la vita offre sono uguali. Quello di Bella è in un modo, quello di Duncan è in un altro, e quello dei poveri di Alessandria è ancora un altro. Ma fondamentalmente siamo tutte povere creature qui per cercare di barcamenarci e capirci qualcosa, per raffinare quell'ego istintivo, crudele e ancestrale con cui nasciamo e plasmarlo nella nostra Bella interiore. Devo dire che forse l'unica cosa che Bella non esperisce è un'esperienza però comune
bene a tutte le persone che hanno un utero, ovvero le mestruazioni. Ma di questo magari ne parliamo in un'altra occasione. Voi che cosa ne pensate? Quale interpretazione avete dato al film? Vi è piaciuto il film? Non vi è piaciuto? Lasciatemi, se siete arrivati fin qui, l'emoji della capretta, di quella capra del generale. E noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao!